ragazzi, ciao 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 ciao. Vieni Claudio, dobbiamo tagliare il nastro tribunale. Ma qua c'è il taglio del nastro, ragazzi. Uno, vai, due, uno, voilà. E l'applauso parte. Ben arrivato. Inaugurazione Black and White. Con noi c'è Alex Belli, in questo caso testimonial per questa giornata particolare dove Black and White apre questo nuovo punto vendita proprio qui a Pescara in Viale Isoletta, dove Marina e tutto il suo staff hanno realizzato credo un importante sogno. E un personaggio come Alex, che tra l'altro conosciamo tutti sia come modello ma anche per le sue apparizioni, più attore, in questo caso anche come 100 vetrine, con tante altre cose come l'Isola dei Famosi, ma con progetti pronti per le prossime settimane in arrivo, credo. Beh sì, allora intanto vabbè, ringrazio tutto lo staff di essere qui. Io ci tenevo veramente tanto a venire in questa zona, perché con Marina ci siamo sentiti a settembre, poi vabbè, nevicate, cose, cioè, è capitato di tutto e finalmente sono qui. Io voglio ringraziarvi perché l'impegno sul territorio di queste cose è veramente enorme, lo so, e lo so, bravi, grazie dell'invito. E che vi devo dire? Allora, io vabbè, no, in questo momento qui forse sono il meno indicato per voi. Nonostante ne abbia fatti tre con la stessa donna, adesso faccio tre di volte. Non c'è presenza quattro. Però al di là di questo, sono un promotore dell'amore. Comunque in ogni caso sono qui a, non solo a sponsorizzare un evento, ma a sponsorizzare proprio la voglia di costruire impresa, che secondo me è la cosa fondamentale del territorio. Senza di essa il territorio muore. Perciò se la mia presenza in questo caso specifico può aiutare, può incentivare, diciamo, l'impresa, i piccoli imprenditori, l'economia di questa zona, ben bene. D'altro canto invece io faccio un lavoro che, ti porta che mi porta in studi televisivi. Noi abbiamo appena finito di girare due fiction televisive, una è Sacrificio d'amore, l'altra si chiama Furore 2, che non è il programma ma è una, è una fiction televisiva, tra l'altro, che è andata in onda diversi anni fa e che tra poco andranno in onda. Io non so ancora le date precise, ma saranno delle storie molto interessanti. Un applauso a Black and White per Marina, per tutto il suo staff. Grazie ad Alex, presente qui con noi. Grazie. La vostra felicità, perché la cosa più importante è quella. Bravo, okay. Grazie Alex. Auguri ragazzi. I bicchieri di cristallo, attenzione che ti sono. I bicchieri di cristallo. Allora, partiamo da qui in alto. La maggiunzia. Tanti auguri. Tanti auguri. Ok, 3, 2, 1. Vai. Applauso gratuito. Insomma, un'apparizione anche qui a Pescara, ma anche un non è la prima volta che sei comunque qui dalle nostre parti. Io amo questa riviera, io amo. Io cosa ti piace? Io penso che io venivo da piccolo qua. Da piccolo? Da piccolo, sì, da Parma venivo a fare le mie vacanze qui d'estate. Ti conosci proprio? Perciò ho tantissimi amici qua, no, tantissimi, veramente. Mi sento sempre a casa quando vengo a Pescara, ma comunque in tutta la zona del litorale, perché l'ho vissuta, la continuo a vivere, mi piace il mare, mi piace tutto, mi piacciono veramente le persone che hanno un'accoglienza fantastica. E infatti l'abbiamo notato anche qui con i tanti affezionati, anche fan, ma comunque anche tanti curiosi e molti intervenuti per conoscere anche le proposte, no, che ci saranno proprio da parte di Black and White, perché qui parliamo di sposo-sposa, quindi andiamo a scegliere l'abito, no, per il giorno più bello. E tu hai detto che sei un fautore dell'amore. No, sei un promotore dell'amore, ecco. Un promotore dell'amore che vuol dire tutto, nel senso che l'amore non è solamente tra marito e moglie, ma è l'amore, diciamo, anche tra amici, tra persone. Perciò bisogna fondere amore, e in questo negozio noi andiamo a sancire quello che è il momento più bello della vita di due innamorati, che si dicono amore eterno. Lì apriamo poi un parentisone grosso, una parentesi grossa come una casa, ma questo lo lasciamo per l'altra puntata. Io ringrazierei per questo Alex Belli, grazie per aver fatto questa intervista. Grazie, gentilissimo. Vabbè, niente, noi abbiamo girato un paio di serie televisive per Canale 5. Una è Sacrificio d'amore, che non avete mai visto, è una nuova storia dei primi del Novecento, va in onda adesso a maggio. Bellissima, sono io, Francesco Arca, Tovoli, Francesco La Torta, insomma, vedetela perché è bella, sono 11 puntate una più bella dell'altra. E poi ci sarà Furore, che invece è Furore 2, ma non è il programma,
No, è una vecchia storia di Canale 5 che è andata molto bene, che abbiamo girato la seconda serie e ci sarà prima o poi. Perché poi sapete una cosa, che noi giriamo l'anno prima per l'anno dopo e soprattutto non sappiamo quando è in onda. Che è meglio decide lei. Detto questo, il giorno dell'inaugurazione è arrivato ed è il momento più bello perché abbiamo qui con noi Marina, che rappresenta Black and White, Alex Belli come testimonial apprezzatissimo dal pubblico femminile e non solo, perché molto simpatico, ha davvero rappresentato al meglio. Ma parliamo di questo nuovo format Black and White. È una novità, probabilmente una novità anche in Abruzzo, questo nuovo format dove noi Black and White proponiamo un servizio completo agli sposi, a tutte le coppie o anche le ragazze, gli uomini, a tutti ciò che si accingono ai festeggiamenti in generale. Quindi troveranno da noi dalla parrucchiera al truccatore o alla truccatrice, al consulente in generale, dalla limousine, dall'auto alla musica. Ecco, abbiamo Stefano D'Alberto con noi, quindi tutto ciò che riguarda i festeggiamenti. Mi vedi in un angolo cuore, cuore, cuore pieno, come un lago, famiglia, l'accompagnamento ai cugini di campagna, vai vai. Vorrei dire, non conviene, nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri, sfogliatamente non metti mai niente che possa attirare attenzione, un particolare, solo per farti guardare. Sarà un po' la vostra attività, ricordiamo dove si trova tra l'altro questa nuova sede di Black and White. Siamo in via Lago Isoletta 5, che è l'inizio della salita della Rex, vi aspettiamo con le grandi collezioni, ci tengo a sottolineare Alessandra Ferretti, Gai Mattiolo e una new entry che è Baci Stellari, la linea di Valeria Marini che abbiamo visto tanto in TV, quindi nelle vostre TV anche. E allora noi ti facciamo un in bocca al lupo per continuare sempre di più alla grande e ringraziamo insieme un po' tutti i vari partner e anche Alex Belli. Grazie ad Alex, che è una persona magnifica, splendida, disponibilissima a tutti quelli che sono accorsi oggi qui, hanno trovato una grande disponibilità e grazie a voi tutti quanti. Respiri piano per non far rumore, nei momenti di sera ti risvegli col sole, sei chiara come l'alba, e questa è come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta. Bisognatamente non metti mai niente che possa tirare attenzione, solo un vestito da vicinanza, solo per farti guardare, e con la guancia pulita cammini per strada mangiando una mela con i libri.